questa donna sembra una donna come tante, anche una buona persona, cioè se la vedete sembra veramente una persona estremamente normale, ma non si può mai sapere che cosa c'è all'interno della testa di una persona, quindi nel dubbio state attenti. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Il caso di cui parleremo oggi è un caso che è andato veramente virale in Corea e vede come protagonista questa donna di nome Koo Yoo-tong. Ragazzi, questo è un caso che veramente mi ha lasciato senza parole e sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate anche voi di tutta questa storia. Se volete lasciarmi la vostra ipotesi o teoria, scrivetemela qui sotto nei commenti. E già che ci siete, non dimenticatevi di lasciare un mi piace che aiutereste tantissimo questo canale. Vi ricordo che io carico nuovi video tutti i lunedì e tutti i giovedì all'una di pomeriggio. Inoltre, se volete ascoltare la mia musica, potete andare su Spotify, cercare il mio nome e potrete ascoltare le mie canzoni. E se vi piacciono anche i video sulla cultura giapponese, faccio uscire nuovi video i sabati sul mio altro canale, Sebastiano Serafini Vita in Giappone, che vi lascio in descrizione a questo video. Fateci un salto perché mi impegno tantissimo a fare dei video sul folklore giapponese e spero davvero che vi possano piacere le leggende, diciamo, del Giappone un po' antico. Questa è la donna che è stata accusata di aver ucciso il suo marito. Tuttavia la donna ha detto che lo ha ucciso, ma lo ha fatto solamente per potersi difendere. La donna era sposata su Mr. Kong e tuttavia i due erano divorziati e avevano insieme un bambino, questo che vedete in questa foto. E la donna sembra che non avesse lasciato vedere il figlio al padre per ben 2 anni. L'uomo ha cercato di portare in tribunale questa questione, cercando di lottare con una causa legale per la custodia del bambino, per poterlo almeno rivedere qualche volta. Successivamente l'uomo ha vinto la causa e per questo motivo finalmente avrebbe potuto ricongiungersi con il figlio. Per questo la moglie, il bambino e il padre hanno deciso di incontrarsi in questa pensione che vedete qua delle immagini. Questa tipologia di pensioni sono quelle case che si prendono appunto per delle vacanze, quindi per passare dei giorni lontani dalla città. E questo era proprio uno dei motivi per cui questa famiglia aveva deciso di incontrarsi in questo luogo, probabilmente perché comunque sapete c'è un bambino comunque piccolo, magari vede i genitori separati insieme, cioè un momento magari potrebbe essere piuttosto traumatico e quindi il fatto di farglielo vivere nel modo più tranquillo possibile è veramente importante. Ci sono dei footage precedenti a questo incontro in cui si può vedere tuttavia la donna fare la spesa. La donna aveva comprato della candeggina, dei guanti, un coltello e anche dei sacchi di nylon. E la polizia sospetta che i prodotti che lei avesse comprato in quel supermercato siano proprio quelli che lei poi ha utilizzato per uccidere il suo ex marito. Tra l'altro, ragazzi, questi video che vi sto facendo vedere risalgono a 3 giorni prima il fatidico evento. Quindi molto probabilmente la donna si ipotizza che avesse già premeditato di uccidere il marito in quell'occasione, ben 3 giorni prima. Dalle telecamere di sorveglianza si vedono le 3 persone, quindi i 2 genitori e il bambino, entrare in questa pensione, appunto in questa casa vacanze. Tuttavia la cosa strana è che lo stesso giorno si può vedere la vettura con la madre e il figlio andare poi verso la casa dei genitori di lei, il che è molto strano perché quello era un momento in cui la famiglia doveva passare un po' di tempo insieme. Qua ci sono altri video in cui la si vede caricare delle borse della spazzatura. Inoltre sembra che avesse anche inviato una serie di messaggi dal telefono del suo ex marito sul suo telefono per crearsi una specie di alibi. Questi messaggi contenevano le seguenti informazioni, ve li leggo. Ko ha scritto: ti andrò a denunciare alla polizia per avermi stupito e violentato. Sei davvero un essere umano? E qua praticamente ha risposto dal cellulare del suo ex marito, Madonna che storia strana, dicendo, quindi questa era sempre lei, dicendo: mi dispiace per quello fatto, ho bisogno di un lavoro, per favore non denunciarmi. Quindi la donna ha cercato di fingersi di essere il marito. Successivamente la si può vedere qua andare in un altro supermercato, comprare un trolley e una cosa come 30 borse di nylon. E successivamente si può vedere dei video, sempre delle telecamere di sorveglianza, portare un trolley che sembrava essere estremamente pesante. Come potete vedere, le dimensioni del trolley non è
erano eccessive e solitamente questi trolley sono utilizzati per mettere indumenti o magari cose non così pesanti, quindi è molto strano che sembrava che facesse così tanta fatica. E per questo motivo molte persone sostengono che all'interno di quel trolley si trovassero le parti del corpo del suo ex marito. E qua la si vede praticamente arrivare in un porto, il luogo dove lei si è disfatta di tutte queste borse, e praticamente sembra che avesse gettato il corpo in mare, anche perché così, anche nell'eventualità in cui questo corpo sarebbe stato ritrovato, il corpo sarebbe stato così deteriorato che probabilmente sarebbe stato difficile risalire a quello che realmente è successo a questo uomo. La polizia sostiene che la donna avesse poi gettato le rimanenti parti di questo corpo vicino all'abitazione dove lei viveva, alle 3 di notte di quel giorno. E immaginatevi che la donna aveva anche ordinato una sega, e la polizia ritiene che la donna avesse usato proprio questa sega per ancora di più il corpo ormai deceduto del suo ex marito. E si sostiene che la donna si fosse disfatta di rimanenti parti del corpo in questa discarica. Tuttavia, dal momento che la polizia non è intervenuta abbastanza in fretta, non è stato possibile ritrovare o comunque risalire al corpo di questo uomo. E potete capire come comunque in una discarica dove ogni giorno sono riversati nuovi rifiuti è veramente difficile, anche se sono passati un paio di giorni, riuscire a trovare qualcosa. Immaginatevi cercare magari delle parti del corpo all'interno di questa discarica, cioè veramente un'impresa impossibile. Riuscirono tuttavia a trovare dei rimasugli, diciamo, del corpo, anche se non è possibile attestarlo proprio all'ex marito, ma questo è bastato per poter arrestare la donna. E qua ci sono dei video estremamente famosi che hanno fatto un pochino il giro del web, in cui la donna è stata arrestata. La sua espressione mi disturba non poco. Immaginatevi la polizia che viene a dirvi che siete arrestati per aver ucciso vostro marito. La donna praticamente ha risposto: perché state attaccando me? Io sono solo la vittima, sono stata colei che è stata attaccata da questo uomo, non c'entra assolutamente nulla. Molti hanno visto nella sua reazione quello di una psicopatica per il modo in cui si è comportata. La polizia ha trovato ulteriori prove sulla sua colpevolezza analizzando il cellulare di questa donna. Sembra infatti che la donna avesse cercato come disfarsi di un corpo, e la donna ha compiuto queste ricerche ben prima di quando ha incontrato poi l'uomo in questa casa vacanze. Ci sono alcune persone che ritengono che la donna avesse paura di essere, diciamo, attaccata dall'ex marito, e per questo motivo avesse scelto di comportarsi in questo modo. Quindi diciamo che era una specie di precauzione. Ma ragazzi, la storia non finisce qui, anzi si fa ancora più bizzarra, preparatevi. I due si sono conosciuti al college, sono stati insieme per 6 anni, e sembra che però la loro relazione fosse sempre travagliata e spesso sfociava in violenza anche in pubblico o davanti al loro bambino. E la donna praticamente veniva da una famiglia molto benestante, aveva anche comprato un appartamento tutto suo, e sembra che successivamente al divorzio avvenuto nel 2017, la donna dopo 5 mesi, solamente dopo 5 mesi, si sia trovata un nuovo marito. Il nuovo marito è un pompiere, e la moglie, appunto questa donna, era la sua terza moglie. E ragazzi, dovete sapere, comunque questo è un piccolo dettaglio, in Corea e anche in Giappone, diciamo che sposarsi, divorziare e risposarsi 3 volte è un fatto un po' diciamo peculiare, non molte famiglie arrivano a fare un terzo matrimonio. E sembra che comunque l'uomo, questo pompiere, la sua seconda moglie avesse avuto un bambino, e poi la donna si sia tolta la vita. La moglie in ogni caso, quando è andata a vivere con il suo nuovo marito, questo pompiere, dopo soli pochi giorni che lei si è spostata nella loro abitazione, il figlio del pompiere, appunto, che aveva 4 anni, è praticamente passato a miglior vita, purtroppo perché è rimasto strozzato. E il mistero dietro questa morte, diciamo improvvisa, di questo bambino sembra che sia stato giustificato dal fatto che stessero dormendo nello stesso letto, e purtroppo magari spostandosi durante la notte avesse messo una mano davanti alla gola del bambino, e quindi il bambino avesse perso la vita. Infatti il bambino era stato trovato con del sangue all'interno della bocca, come se fosse stato strozzato, e questo è quello emerso dalla autopsia. A me sembra strano come comunque una moglie e anche il marito siano liberi, perché ho capito che è stato un incidente, però un incidente che poteva essere evitato, cioè io non mi sentirei tranquillo, avrei investigato di più. In ogni caso, anche una cosa particolarmente strana è che al funerale di questo bambino non ha partecipato la nuova moglie di questo pompiere, e per questo motivo molte persone online sospettano che la moglie sia proprio l'artefice di questo incidente. E qui è proprio quando i due casi coincidono, perché sembra che questa donna
prima di questo incidente si fosse fatta prescrivere dei sonniferi. Questi sonniferi sembra che probabilmente siano stati quelli che avesse usato nel curry che aveva servito la notte prima al marito. Per questo motivo probabilmente l'uomo sospetta di non essersi svegliato quella notte quando stava praticamente soffocando il figlio. Quindi praticamente l'uomo non riusciva a svegliarsi, per questo motivo magari si è mosso nel sonno, probabilmente è stata proprio la nuova moglie a muoverlo in quella posizione fino a far soffocare il bambino. Si sostiene che la donna avesse usato gli stessi sonniferi anche per, diciamo, far cadere in un sonno profondo l'ex marito, e la donna ha approfittato che l'ex marito stesse dormendo appunto per ucciderlo. Ragazzi, questa è solo una teoria dal momento che non è stata confermata da nessun fatto, però questi due fatti così atroci e così vicini tra loro sembrano essere, diciamo, riconducibili alla donna. Magari era gelosa della ex moglie di questo nuovo marito e voleva questo suo nuovo marito tutto per sé, non possiamo saperlo. Tra l'altro la famiglia, diciamo, dell'ex marito ha detto che questa donna fosse una bugiarda patologica che continuava a mentire anche su piccoli fatti non importanti della sua vita. La polizia in ogni caso sostiene anche che questa donna probabilmente fosse bipolare. Ragazzi, in ogni caso questa era la storia che ho voluto condividere con voi. Scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate. Per me questa storia è veramente scioccante, perché questa donna sembra una donna come tante, anche una buona persona, cioè se la vedete sembra veramente una persona estremamente normale, ma non si può mai sapere che cosa c'è all'interno della testa di una persona, quindi nel dubbio state attenti. Io ragazzi in ogni caso vi ringrazio per aver scelto di vedere questo video, se volete vederne altri io vi aspetto anche al prossimo, lasciate un mi piace se volete altri video come questo e vi auguro una buona giornata. Un saluto da Seba, ciao!